Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quanto si sono riconosciuti, quanto hanno apprezzato quel discorso le due persone, ma facciamo finta che da una parte c'è Salvini e dall'altra parte c'è Berlusconi, al posto italiano c'è Berlusconi, tra l'altro vedremo domani. Al Senato, e vediamo che cosa ci dirà. Quanto si sono riconosciuti? Beh, allora intanto non è Mao Zedong, ma insomma ha smacchiato la tigre, questo rosicare della sinistra che dice un discorso pieno di vuoto, cioè quelli erano gli occhi di tigre che Letta cercava nei suoi, eh. È stato un discorso inedito, perché noi non c'è un discorso di uno che ha vinto le elezioni dal 2008, in questo paese ci dimentichiamo quello che è successo la settimana scorsa, quindi vedere uno che ha vinto le elezioni e dice delle cose che c'entrano qualcosa col suo programma, si sente rispondere da quelli che hanno fatto i governi con tutti e con chiunque, con elenchi di non, dobbiamo fare il marciapiede di Piazza di Pietra, poi dobbiamo fare le strisce pedonali. No, la politica è una cosa altissima, quindi retorica tutta la vita se dà la direzione. Poi nella direzione sarà compito. Ci saranno le coperture. E quindi io consiglio alla sinistra, invece che rosicare in questa maniera, di trovare la direzione da opporre come idea di paese, non come elenco della spesa che va bene per tutti, questa monorotaia della democrazia per cui da 12 anni in Italia si può fare solo in una maniera. Rispondo alla tua domanda. Se hanno guardato il leader politico del centrodestra nascente, con le sue timidezze e con le sue forze, con i suoi discorsi di destra e con quelli di sinistra che la sinistra non riconosce più, come la sovranità alimentare, esatto, che è un tema che nasce in Africa, è il tema di Slow Food, è il tema dell'ONU. Cioè, se non è di sinistra dire che non dobbiamo dipendere dal punto di vista alimentare da grandi multinazionali. Ma scusate, la crisi del grano dell'Ucraina con i porti di cui abbiamo parlato per mesi, che cosa voleva dire? Che c'era un pezzo di mondo che non riusciva a vivere se qualcuno non gli portava le cose, ma sarà mica di destra questo discorso. Cioè la sinistra ormai è talmente anacquata che non si ricorda neanche da dove che viene. Che non riconosce ma non si ricorda temi. Neanche da dove viene. Mm. Comunque, se hanno guardato questo, io credo che abbiano dovuto guardare con soddisfazione la nascita di un leader che vedremo che percorso avrà, ce l'avrà difficile, ma che può essere una nuova destra che nasce in Italia, a cui io mi oppongo culturalmente, vengo dalla sinistra, ma che riconosco come una destra compiuta, che dice chi è e lo dice chiaramente. Se invece hanno guardato come guarda l'opposizione che dice un discorso vuota, con la retorica, e beh, hanno visto una che è riuscita a fare quello che loro dovevano. Lo chiedo ovviamente perché ci sono dei precedenti. Che tu avevi fatto dei due a fianco, perché tu questo non l'hai detto. L'ho detto adesso, se hanno guardato no, al leader politico sinistra, hanno mi riferivo a Tajani e mi riferivo a Salvini. Allora, mi sembra...